La pioggia non ha fermato i grandi festeggiamenti in occasione dei 100 anni dalla costruzione, nel lontano 10 maggio 1923, della chiesa di Santa Croce a Calcinelli. Domenica 14 l'intera comunità si è ritrovata per celebrare questo centenario con la Santa Messa delle ore 11 presieduta da Don Matteo Pucci, per poi proseguire con un momento di convivialità che causa maltempo non si è svolto in piazza ma a Tavernelle all'interno di un grosso capannone di una nota azienda del territorio. Oltre 900 le persone presenti che hanno preso parte al pranzo preparato in sinergia con le numerose realtà del posto e alle tante persone che insieme hanno dimostrato la vivacità di una comunità unita e volenterosa e ha sperimentato come la collaborazione crea unione, proprio come ricorda il parroco. C'è stato un bel momento in cui abbiamo concluso i festeggiamenti. Siamo radunati con tanti parrocchiani dopo la messa delle 11 per mangiare insieme e soprattutto essere uniti nella collaborazione, nel lavoro, nell'organizzazione e nel gioire della vita e di questi 100 anni di storia. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, da chi ha prestato le strutture, da chi ha prestato la manodopera, da chi si è reso disponibile in qualsiasi modo. Tutti lo sanno e prima sono stati nominati. Li ringrazio di cuore, perché è l'unione veramente che fa la forza, lo stiamo sperimentando sulla pelle. E guardiamo avanti perché 100 anni è solo il desiderio di guardare i prossimi 100. Non ci saremo tutti, logicamente, però la storia si fa passo dopo passo, momento dopo un altro momento. E l'unione delle persone che oggi si sono riunite, hanno collaborato, ci fa dire che nulla è impossibile quando c'è il desiderio di collaborare. Questo per noi adesso vorrà dire fare dei lavori nella struttura parrocchiale per riqualificarla, migliorarla. Già abbiamo fatto una raccolta di fondi, ma continuerà. Ma soprattutto vuol dire portare avanti le attività educative, sociali, aggregative, nonché religiose, per far crescere la comunità parrocchiale e civile di Calcinelli. La parrocchia Santa Croce però ha vissuto una settimana ricca di eventi in occasione di questo centenario, primo tra tutti l'inaugurazione di una mostra fotografica permanente sul percorso dei 100 anni di storia della Chiesa, a seguire mercoledì la Santa Messa con il Vescovo Trasarti, che ha descritto la vita parrocchiale come una barca in mare che tra le onde confida sempre in Cristo e affronta così le vicende storiche con coraggio. Infine giovedì l'apertura del nuovo oratorio parrocchiale, uno spazio animato da genitori per far incontrare, giocare, divertire e crescere i loro figli. Grazie ancora a tutti, è stato un piacere, una gioia e vedere i volti delle persone contente di incontrarsi e stare insieme è ciò che veramente ci scalda il cuore a tutti.